Vi capita mai di gironzolare su YouTube alla ricerca di qualche video utile per imparare qualcosa e boom, lo trovate? E nulla fu più come prima. Ciao e bentornato su Mixtube Ryzen. Cucina, fedate, arte, scienza, intrattenimento, istruzione, tutto ciò che ti passa per la testa probabilmente lo troverai in questo canale. E se non c'è, ti basta chiedere. Parliamo del video di oggi. Sì, il video che ha letteralmente cambiato le carte in tavola e mi ha permesso di programmare più di un mese di contenuti, insegnandomi come, visto che in 2 anni non ho mai imparato a farlo. Quindi, iniziamo. Il video in questione è il video di lui, Niccolò, della Goblin Tube Production. Si dice così. Agli inizi della nostra carriera da content creator dovremo fare tutto da soli, dalla creazione dei contenuti alla loro pubblicazione. E grazie a questi tool, quest'ultima fase sarà molto più facile di quanto puoi immaginare. Ciao, sono Niccolò e ti do il benvenuto alla Goblin Tube Production, la production agency per YouTuber, o almeno così mi piace definirla. A differenza di altri miei colleghi sul tubo, non farò il commentary del suo video perché non mi piace scroccare. Quindi vi metto il suo contenuto dove spiega il procedimento approfondito qui sotto in descrizione e qui sopra nelle schede. Noi invece andremo a parlare del cambiamento che ha portato al mio canale e del cambiamento che ha portato alla mia testa. Programmare i contenuti con così largo anticipo effettivamente è stata una manna dal cielo, ma non tutti. Ve li spiego ora. Contenuti di Instagram e Facebook. Ve li metto qui a schermo. Sono riuscito a programmare più di un mese di post. Mi capita spessissimo di dimenticarmi di pubblicare un post. Perché? Perché Instagram è un social che richiede la tua presenza costante. E quindi se ti appisodi, se salti una pubblicazione o se fai qualunque altra cosa, è un social che ti punisce davvero parecchio, anche perché dietro c'è la grande mentalità di Facebook, dove se non paghi, non hai. Questo cosa mi permetterà di fare su Instagram nello specifico? Di dedicarmi alle persone che mi seguono. Una volta che mi sono tolto il pensiero della programmazione dei post, posso iniziare a concentrarmi sulla creazione di reel e di storie originali, dove interagisco finalmente con le persone che mi seguono su quel social, visto che una cosa che faccio già qui su YouTube e che inizierò a fare anche su quel social. Ci sono tantissimi altri vantaggi, come il fatto che per esempio su Instagram non c'è un limite di pubblicazione, quindi potete programmare letteralmente i post da qui all'infinito, che è molto utile. Gli unici post che andrò a pubblicare, come faccio sempre, come mio solito, ad orari specifici e puntuali, saranno proprio quelli dedicati ai video, quindi il repost del mio canale. Per quello ci tengo io particolarmente, potrei farlo prima, sì, ma creando i video all'ultimo momento, fate conto che oggi è lunedì e dovevo uscire un altro video, uscirò in ritardo, quindi martedì con questo video qua. Capite bene che non è possibile programmare qualcosa che stai registrando qualche ora prima della pubblicazione, quindi quello volentieri lo farò sempre all'ultimo momento. Ma capite bene, il vantaggio è davvero grande. Senza contare il fatto che programmazione TikTok, un social che non uso e che non ho ancora capito come usare, tuttavia per fare repost del canale, utilizzare quanti più canali possibili, ho iniziato a fare la programmazione anche su TikTok. Qui però c'è un limite, 10 giorni di programmazione. Potete programmare fino a 10 giorni, non di più. Quindi ogni 10 giorni dovrete andare a rinnovare la programmazione. Appena capirò come funziona, lo utilizzerò al meglio. Ma fino ad allora mi limiterò a fare repost del canale per vedere di convertire qualcuno, anche se è molto difficile. E parlando di riconversione, un argomento molto atteso, quello degli shorts. Ho aperto un canale dedicato agli shorts di Mixtube. Perché l'ho fatto? Perché non voglio mettere quella roba
sul canale principale. Due constatazioni in merito alla programmazione. Non avevo mai usato prima la programmazione per YouTube perché per l'appunto i video li registro al momento della pubblicazione. Ma con gli shorts è diverso, come potete ben capire. Quindi, quali sono le limitazioni degli shorts? Limitazione 1, puoi caricare fino a 15 video al giorno, non di più. Questo probabilmente è dovuto al fatto che ci sono canali che fanno continuo repost dei video di TikTok su YouTube per fare money e visual, e quindi li hanno bloccato a 15 video. Infatti noterete spessissimo che i canali che guadagnano di più sono quegli stessi canali che pubblicano 9 video al giorno, 10. Ora so perché. Un altro lato positivo di questa cosa è il fatto proprio di scindere quei risultati dai risultati del canale primario. Sto provando gli shorts già da 2 giorni e uno di loro ha già avuto 1000 visualizzazioni. Voi direte poca roba, è tanto. Mi ha già fatto 4 ore di visualizzazione. Cosa accade? Queste ore vengono conteggiate quando tu vai nella dashboard del tuo canale. Tuttavia non sono ore utili alla monetizzazione. Quindi nel monte orario delle 4000 ore lo shorts non ha influenza, ma nella dashboard del tuo canale sì. Questo crea una confusione allucinante. È psicologicamente davvero brutto associare uno shorts ad un video normale. È un'arte diversa, è una monetizzazione diversa, è una pratica diversa. L'unica cosa che conviene degli shorts è il fatto che gli iscritti sono veri, ma sono comunque iscritti che ti hanno trovato su un video di 15 secondi. A ognuno la sua scelta. Io ho deciso di aprire un canale a parte per fare questa manovra. Se qualcuno vorrà, verrà sul principale. Se qualcuno vorrà i video corti, rimarrà su quello. Fine. Quindi, la programmazione in generale si è rivelata essere una scelta vincente. È da ancora poco tempo che la sto utilizzando, ma conto di rifarci un contenuto più approfondito, però, la prossima volta. Datemi il tempo di raccogliere qualche dato e poi lo condividerò con voi più che volentieri, soprattutto per quello che riguarda il mondo degli shorts. Sto facendo degli esperimenti, ma non vi dico ancora nulla. Anzi, ve l'ho già detto nel video. A buon intenditore, poche parole. Vi invito quindi a guardare il video che ha creato Nicolò, perché davvero mi ha svoltato la programmazione dei canali e la gestione. Mi sento più leggero, sono più libero e ho meno possibilità di cadere in burnout. Che male non fa, soprattutto per questo lavoro qua, dove agli inizi non guadagni niente, ma devi comunque lavorare un sacco di ore. Quindi, utilissimo, vi invito a visitare il suo canale, ad iscrivervi perché gli argomenti di cui parla a noi creator servono, soprattutto se siamo agli inizi. Io infatti sto facendo un sacco di domande sperando che lui realizzi quei contenuti basati sulle mie domande, perché mi ritornano davvero tanto utili e poi li rivedrete voi nel mio canale. Siccome non sono una persona che si vuole arricchire alle spalle degli altri, trovo giusto e doveroso, visto che spesso e volentieri mi ha tirato fuori da situazioni scomode, dargli il credito. Quasi la totalità dei miglioramenti che vedrete da ora in poi a livello di immagine, di impostazione, di set, derivano sostanzialmente da lui. E se così non fosse, amen. Fatemi sapere cosa ne pensate in merito e soprattutto voglio farvi un invito. Scrivetemi qua sotto degli argomenti di cui vorreste parlassi e all'occorrenza scrivetemi anche qualche argomento più tecnico. Magari lo passo a Nicolò oppure con Nicolò facciamo un video insieme. Chissà, collaborazione. A me piace l'idea e mi piace la prospettiva. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate. Noi ci rivediamo qui su Mixtube, sempre qui con me, Ryze. Ciao!